impressionante la frase "è impossibile parlare con la misericordia di Dio", cioè nel senso proprio della misericordia di Dio, da ex prete ve lo dico, cioè, è un'angoscia, ho sbagliato tutto. Dello scherzo, allora io sono Gianluca Castaldi, praticamente sono qua come membro del centro sociale ex Canapificio di Caserta, lavoriamo in tutto il casertano, soprattutto con gli immigrati di Castel Volturno, e io vi parlerò come membro del centro sociale ex Canapificio, mentre Zongo, che adesso si presenterà vi parlerà come uno dei leader del movimento dei migranti e rifugiati. Ci tengo a separare queste due cose, nel senso che il movimento è nato come all'interno del centro sociale, dalle attività del centro sociale, ma a noi piace considerarlo indipendente, e ogni tanto è bello quando loro prendono delle scelte che sono diverse da quelle che verremmo noi. Poi vi spiegherò anche insomma perché questo movimento in un certo senso ha anche spaccato in due quelle che sono le correnti di sinistra nel territorio, ed è abbastanza interessante. Allora, noi come centro sociale ci troviamo a lavorare in un territorio che è quello del casertano, soprattutto nell'area appunto Caserta, soprattutto Casal di Principe, Villa Literno, Castel Volturno, che è il triangolo della Camorra, no? E detto questo, detto tutto, quindi vuol dire che c'è tutta la questione del caporalato, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati, il caporalato agricolo, ma soprattutto il caporalato edile, che è una variante interessante perché mentre per esempio Rosarno ci vanno i lavoratori stagionali, quindi a un momento dell'anno in cui c'è un picco come Foggia, Bari, invece Castel Volturno c'è una presenza costante, eterna di immigrati, no? È curioso pensare che a Castel Volturno, no, la prima lingua parlata, allora, una volta il Corriere della Sera venne e fece delle indagini e scoprì che c'erano 6.000 italiani e 18.000 africani, tra regolari e irregolari. La prima lingua parlata a Castel Volturno è il ciuì, italiano, secondo Hausa, terzo l'inglese, quarto il napoletano, quinto l'italiano. Io che venivo da Milano ero aperto fino al collo, non sapevo come comunicare, usare i gesti praticamente. Allora, questa realtà di Castel Volturno appunto è complicata, ha questa presenza costante di immigrati che vive sotto il caporalato edile ed agricolo, perché c'è anche tutto l'agro aversano che li usa per il tabacco, per la raccolta patate, noci, tutte queste cose. Ora, quando abbiamo cominciato a fare praticamente lo sportello, noi abbiamo subito voluto dare un'impronta diversa dal solito sportello, cioè volevamo fare uno sportello per rifugiati e immigrati, perché soprattutto perché la stragrande maggioranza erano rifugiati o richiedenti asilo diniegati, questo eterno oceano di diniegati, mi è piaciuto come ha definito una fabbrica di clandestini, perché veramente poi arrivano a Castel Volturno questi, quindi no? E praticamente, e poi gli immigrati. E volevamo fare questo sportello, ma non volevamo limitarci lì. Volevamo creare, in un certo senso, cioè usare lo sportello come uno strumento per capire quali sono i problemi dei migranti e poi mettergli gli strumenti in mano per spiegargli come possono ottenere i risultati che vogliono, no? Quindi abbiamo cominciato a fare questo sportello, all'inizio erano veramente pochi, 20, 30. Oggi noi facciamo sportello due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì abbiamo un'utenza ogni volta dai 5 ai 600 immigrati, che c'è cose
ovviamente quando vengono i giornalisti non è un problema, ho due volte a settimana a Caserta è un problema di ordine pubblico, c'è la Digos che no, però è interessante come realtà, perché poi loro fanno il meeting il mercoledì, questo meeting dove partecipano 600 persone, 600 africani, cioè molto interessante, no? Dove chiaramente si organizzano, discutono, chiedono a noi eventuali novità dal ministero, dalla questura, dalla prefettura, e poi vengono fatte varie cose. Ora, questo sportello che è cominciato con 20 persone, 30 persone, noi abbiamo cominciato così. È importante questo, spiegare come è nato, perché voglio spiegare qual è l'elemento base del movimento e soprattutto come questo veramente ha spaccato la sinistra a Caserta in due, letteralmente in due, che praticamente usavamo lo sportello per capire qual è un problema comune che hanno. Per esempio, c'era il problema, una cazzata, la residenza, l'eterno problema. Richiedenti asilo che devono arrivano allo sportello e trovano il celebro leso là dietro che, no, che non parla neanche l'italiano, no? Lo sappiamo benissimo, cioè, non sa neanche dire all'immigrato firma qui, caccia firma in coppa, no? E quello lì appena sbarcato la pelusa. Come dice I live in coppa. sì. No, però veramente cosa sta? Cioè, quello lì che gli chiede la residenza e non sa neanche che richiedente asilo può rinnovare anche senza la residenza, non lo sa, perché in questura c'è gente che non lo sa, no? Allora, troviamo delle cose in comune, per esempio questo delle residenze, faccio un esempio. Si organizzava una manifestazione in cui noi ci tenevamo che questa manifestazione non fosse organizzata da noi, ma da loro. Noi gli mettevamo gli strumenti in mano per poterlo fare e chiaramente le competenze per scrivere il documento del tavolo tecnico. Perché questa cosa è diventata importante? Perché ha portato spesso, cioè all'inizio erano tutti d'accordo, sembrava una cosa che adesso con gli anni ha portato alla divisione, no? Cosa è successo? Che loro facevano una manifestazione, invitavano tutte le associazioni, cioè gli immigrati invitavano le associazioni e le varie realtà che lavorano con gli immigrati a partecipare alla manifestazione, a sottoscrivere. E non facevano, la cosa che colpiva è che non facevano una manifestazione, come facevano, ci vediamo alle 11 là, tutti là, si fa il corteo, si finisce, si sale, no. C'avevano una variante che alcuni che ha colpito e che poi è diventato lo stile del movimento. Cioè, questi sono i punti concreti si possono realizzare se il questore vuole, noi non ce ne andiamo finché il questore non ce li concede.